Buonasera da Antonio Palazzetti. Benvenuti a questa nuova, nuovissima puntata di speciale Calcio e Mercato. Siamo giunti alla seconda puntata di questa nuova edizione targata TRG. Partiamo subito con tantissime novità, ma fatemi! dire come preannunciato la settimana scorsa per la verità che abbiamo cambiato canale siamo ufficialmente sul 13 numero fortunato speriamo che sia anche di buon auspicio per il futuro sia del format sportivo naturalmente che di tutta l'emittente targata TRG quindi da oggi è ufficiale trasmetteremo sempre e solo sul canale 13 del digitale terrestre siamo tornati presso la trattoria da Volpelli che è trovata ad Umberti delle località Calzolaro per parlare ancora una volta di calcio e di mercato in compagnia dell'opinionista fisso. Naturalmente, firma prestigiosa del Corriere dello Sport, Massimo Boccucci. Buonasera, Massimo. Buonasera, Antonio. Buonasera a voi. Abbiamo poi un tecnico fresco di una vittoria importante. Sto parlando di Marco Bonura. Buonasera, Marco, e complimenti. Dobbiamo partire da qui per questa prestigiosa vittoria, questo prestigioso successo della Coppa Italia di Serie D. Buonasera, buonasera Marco. Antonio, buonasera a tutti e grazie per i complimenti che mi hai fatto. Ecco, due battute velocissime su questa finale contro la Torres vinta dal Follonica Gavorano. Sicuramente una soddisfazione infinita per te. E poi racconteremo un po' che cosa è successo. Perché, insomma, dopo la riconferma di Tresti il presidente Bambini ti voleva riconfermare a tutti i costi. Ti voleva qui in Umbria. Poi è arrivata la chiamata. Eh, e diverso corteggiamento dalla, dalla Toscana e hai ceduto insomma alle avance chiaramente per te una chance importante senza nulla togliere chiaramente al Trestina che è una piazza oramai consolidata e collaudata di Serie D però con il senno di poi che ci dici? Con il senno di poi pensi di fare la scelta giusta ma al di là di come è andata la stagione che è stata una stagione positiva e che però mi lascia un po' di rammarico perché sinceramente potevamo farmi in campionato, ma non tanto nelle prestazioni ma nei punti che abbiamo perso. Diversi punti che non ci hanno permesso perlomeno di lottare per vincere il campionato fino alla fine. E quindi secondo me ho fatto la scelta giusta per quello che pensavo a fine anno dell'anno scorso, perché a Trestina sono stato benissimo, è stato un anno penso irripetibile. Perché... E quindi mh, mi chiedevo dentro di me, al di là che. C ho l'ambizione chiaramente di, 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 di fare allenatore, di far bene e quindi volevo confrontarmi con una realtà un po' più importante, ma senza nulla tutt'ora, a testa chiaramente. Su un girone, sempre lo stesso girone, però è una società importante dove ha fatto la C con um, un altro tipo di ambizioni, anche per crescere, per, per misurarmi con altri tipi di giocatori, perché io quest'anno ho allenato giocatori che, da Dierna, da Rosicco, gente che ha fatto la C, quindi è anche un, modo, un percorso mio che ho voluto di crescita mio personale, per come la gestione del gruppo, per tante cose. E quindi devo dire che ho, mh, ho fatto la scelta giusta, ma perché dopo rimanere a tresta secondo me in quel momento eh, volevo dire. Eh, non dico le motivazioni, però arrivi terzo, finale play-off, e e dentro di me dicevo meglio di così che devo fare l'anno prossimo. Cioè, su, mh, quindi, sinceramente, secondo te era migliorabile questo terzo posto? o Rimane il risultato massimo della società bianconera? Con tutto il rispetto era, era quasi impossibile migliorarlo, ma no, perché noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario l'anno scorso. Cioè. Senza dubbio, no, no, questo senza dubbio, perché? Marco? Poi ne riparliamo <ride> Ma in maniera il più però della società, perché dico sempre, alla fine sono sempre i giocatori che vanno in campo. Quindi certo. sicuramente i giocatori hanno han trovato la nata giusta, poi c'è analchimia, magari con il sottoscritto, con lo staff, con la società, le cose sono andate bene perché è infortuni in zero, sì, con sì. tante cose. E Se andiamo e a vedere, sto... Marco, anche qualche episodio, probabilmente qualche punto in più, quella squadra poteva anche ottenerlo sì, in sì, quella sì, stagione per addirittura assurdo sì, per assurdo. Sì, qualche punto l'avevamo perso anche lì, però ripeto, un terzo posto che penso. Cioè, così voleva arrivare al secondo e vincere la finale playoff. Quindi eh, penso che la dura, <ride> e quindi... chiarissimo. chiarissimo Marco, a questo punto vado a salutare un altro ospite. Perché, da una vittoria della Coppa Italia di Serie D, ovvero il Follonica Gavorrano con Marco Bonura, passiamo ad un'altra vittoria prestigiosa. Storica per la verità, per la società umbertidese. Parliamo del Calzolaro. Gioca in casa, ovviamente, perché siamo qui presso la trattoria da Volpelli a Calzolaro di Umbertide. Mi riferisco al segretario del Calzolaro Calcio. Angelo Montanucci, buonasera Angelo. Buonasera a te e buonasera ai telespettatori. Ecco, complimenti anche a te naturalmente per l'ottimo risultato sportivo. Che cosa ci dici così a caldo, potremmo dire, in seguito a questa vittoria storica del calzolaro che sale in promozione? Penso che per una realtà come la nostra era, diciamo, inesperato questo traguardo, e specialmente che si viene da un paio di anni sofferti per tutti. Beh un insieme di, di circostanze certamente non eh, venute così, perché è, è un progetto che è iniziato cinque anni fa, interrotto purtroppo dal Covid, però non ha interrotto quell'amalgama eh, quella che, che si è creato fra la società, l'allenatore e i giocatori che è iniziato cinque anni fa e ha portato a un risultato secondo noi straordinario per una piccola realtà come la nostra, ma non tanto perché siamo arrivati, perché cioè, è stato un momento veramente di coesione fra la dirigenza, fra giocatori, allenatore e un insieme di cose che, come dicevo prima, non a caso. Ecco, su questo voglio far intervenire Massimo Boccucci perché? Perché la situazione di Umbertide è molto, molto particolare a livello calcistico. Ovvero, c'è una Tiberis che è la società insomma, blasonata di Umbertide, chiaramente una delle società più antiche dell'Umbria, che retrocede in prima categoria. Ora anche l'Ellera eh, pare abbia definitivamente eh, come dire, cancellato le ultime speranze per un eventuale ripescaggio della compagine umbertidese. E c'è un Calzolaro che meritatamente, che è una frazione comunque del comune di Umbertide, che meritatamente. Sale di categoria e va in promozione a giocarsi naturalmente le proprie opportunità. Ecco, facciamo un attimo un'analisi su questo, perché mi sembra giusto affrontare anche questa tematica. Ci sono molte nobili decadute, parlavamo settimana scorsa del Bastia. Tocca questa sera parlare un po' anche della Tiveris in virtù proprio anche del rendimento che hanno come dire le frazioni rispetto al centro della città. Ma credo che questo non riguarda soltanto un bet, adesso c'è un caso specifico e complimenti al Calzolaro per quello che ha fatto, c'è una realtà vive vitale di una frazione chiaramente ci si organizza, ci sono personaggi del posto che si danno da fare per costruire qualcosa e ottengono anche un ottimo risultato è chiaro, uno è abituato a... cioè uno pensa che prima venga la squadra del centro no? eh, cittadino, no? Dopodiché il resto si dovrebbe adeguare non è sempre così, soprattutto nelle realtà piccole, nella nostra una regione dove i campanili hanno sempre suonato non soltanto nelle città, ma anche nelle frazioni. Perché ci sono anche territori che hanno molte frazioni. Per esempio anche lo stessa Gubbio, dove c'è una squadra che fa la C, ma c'è una realtà come il Padule San Marco che ha vinto il campionato e festeggia la promozione anche lei. Non è un caso isolato questo di Calzonaro. È chiaro. Umbertide è una realtà che ha tradizione, che ha storia, che ha la Tiberis, che rappresenta un passato, ha avuto allenatori, giocatori importanti. Vederla così dispiace perché chiaramente uno è, abituato, è stato abituato a vederla anche in Serie D. Quindi la dimensione di Umbertide meriterebbe una platea diversa. Poi c'è sempre lì il famoso dualismo con Pierantonio, che è una realtà tutta a sé ma non è che si differenzia dal fatto che ci può nascere nell'Interland di una realtà cittadina o una dimensione come oggi è il Calzolaro è difficile, non puoi trapiantare il calzolare a Umbertide perché loro evidentemente si sentono comunità, si sentono realtà, hanno dovuto una società sportiva magari per gioco, per, farla, per far crescere i ragazzi del posto, per dare ai ragazzi del posto una sana attività sportiva, no? per investire il tempo libero. Oggi i pericoli per i giovani sono tanti, se tu puoi creare una situazione come può essere anche una società sportiva, gli dai la possibilità di crescere. Se poi arriva una promozione, che fai? Non la, non, la, non la prendi? Io penso che loro magari non ci pensavano, tanto vediamo quello che succede. È venuta fuori una bella squadra che si è divertita, che ha vinto anche il campionato. Potrebbero sicuramente dispiacersi di, 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 di quello che succede a Umbertide, però a Calzolaro giustamente è festa grande e si godono quello che meritatamente hanno ottenuto. Assolutamente sì, festa grande a Calzolaro. Tra l'altro, godono anche di un impianto sportivo all'altezza, veramente un manto erboso molto bello e anche come, come impianto, sicuramente un impianto che può tranquillamente ospitare anche gare di, di promozione. Questo ce lo confermerà anche Angelo. Quindi, eh, onore e merito a questa, a questa piazza sportiva. Su Bonura, invece, due battute chiaramente sulla vittoria della, della Coppa Italia e perché no, insomma, da Gubino Doc. Un pensierino, magari in futuro lo vedresti bene in una panchina umbra, magari che ne so, fra qualche anno anche quella del Gubbio per esempio? Guarda, innanzitutto io ho avuto il privilegio di vederlo giocare e se fa la carriera che ha fatto da calciatore, che peraltro poteva essere anche migliore senza qualche infortunio di troppo, eh, penso che lo vedremo anche a livelli superiori. E mi auguro e sono convinto che ce la possa fare è del classe 1979, quindi è giovanissimo. Lui ha fatto bene, secondo me, ha detto molto lucidamente il discorso di, di Trestina. Quando uno sa che ha fatto una cosa che... È complicato ripetere, non è impossibile ma è complicato ripetere tenendo conto che la dimensione di Trestina è quella di una società bellissima, festeggia il ventennale peraltro quindi è in un'annata anche un po' particolare ha lasciato un'età pesantissima, si è accorto Luca Pierotti, quanto è stato faticoso e quanto era faticoso ripetere ciò che era stato fatto nell'anno precedente secondo me è andato in un ambiente importante perché Follonica Gavorrano lui ha, detto, ha ricordato che Gavorrano ha fatto la cita, c'è stato un altro ex Rosso Blu come Magrini ad allenare in quella in quella zona è una zona della Toscana molto bella credo che si è goduto anche un po' di mare e si vede anche data la bronzatura che c'ha eh, che è invidiabile devo dire la verità e, e in campionato ha ragione poteva fare un po' di più ho visto che ha perso un sacco di punti si è fatto rimontare un sacco di volte questo probabilmente è stato un limite in campionato però ha anche ottenuto un traguardo che è veramente prestigioso, perché la Coppa Italia di Serie D è una, è una bella cosa in Toscana, poi non, non arrivava da tanti anni. quindi, eh, è, eh, Salles, eh, sì, quindi un è Una ventina d'anni o che sì. croce, sì. e, e, e battere la Torres, che ha una grossa tradizione, credo che sia un motivo di orgoglio per lui. È chiaro che adesso che rimarrà lì, gli sa una prospettiva che tutti sappiamo, quella di Arezzo, perché hanno eh, fatto le cose in grande. Poi non è detto che che le fanfare eh, possano portare le vittorie, però hanno preso Giovannini che ha chiuso il ciclo a Pontedera, hanno preso eh, Paolo Indiani. Che l'unica cosa che vedo sul quale Marco deve prepararsi bene è che non difficilmente si vincono due campionati di fila. Paolo Indiani viene dalla grande vittoria col San Donato, che francamente aveva una squadra importante, ma ce l'aveva anche l'Arezzo e ce l'avevano anche loro una squadra importante. Poi è arrivato il Poggi Bonzi a sorpresa, ne ho promosso che ha quattro anni che non faceva la D e l'ha fregati tutti e due perché è stata l'unica antagonista, se vogliamo, fino alla gara di ritorno a Poggi Bonzi, quando il San Donato ha vinto il rimonta, diciamo che forse il campionato potrebbe essere ancora aperto per cui complimenti a Marco Bonura il carattere ce l'ha era un leader in campo anche grazie a piedi buoni questo va detto e io credo che possa veramente ambire e mi pare che un salto avanti, in avanti l'ha fatto adesso deve fare qualcosa in più se vuole, se vuole credere in se stesso ma credo che già ci abbia fatto capire come la pensa. Ecco, prima di fare un passo indietro, perché vorrei svelare un retroscena nella carriera anche sportiva da calciatore di Marco Bonura, parliamo direttamente del futuro. Ha anticipato qualcosa massimo, qualche indiscrezione? Ci sono stati dei sondaggi, dei colloqui? Che cosa ci puoi dire ad oggi? Che novità ci sono, insomma, per quanto riguarda il tuo percorso? Diciamolo ai telespettatori. No, di, Del corso futuro, sì, sì no, esatto. Dovrei, rimango a, a Follonica, la società perché è ufficiale. Contenta, sì, sì, ufficiale, sì, la società è contenta di, di quello che abbiamo fatto. Quindi mi ha rinnovato la fiducia e quindi sono ben, ben felice perché ripeto, mi sono trovato benissimo. Una società organizzata dalle strutture, da tante cose. E quindi secondo me. Io di solito ho sempre cambiato, quindi è la prima volta che sto due anni in un posto. Secondo me abbiamo una buona base su cui lavorare. Già ci, ci, ci si conosce con i giocatori, so quello che voglio io, cosa, cosa voglio da loro. Quindi chiaramente potrebbe essere un vantaggio su questo. Poi è chiaro che bisogna sempre cercare di migliorarsi, affronteremo squadre importanti, vedi l'Arezzo che ha preso Giovannini e Indiani, una coppia penso vincente. Spero che sicuramente la Alezza magari possa essere ripescato in qualche modo o possa fare come Siena l'anno scorso, <ride> perché sì. poi ci sarà il Livorno, che se va su, non so se metteranno insieme di là ci sta, Bandecchi sì, di mezzo. Sì. quindi esatto. sarà una... però è un campionato anche bello e affascinante perché tra... confronti con squadre importanti. Assolutamente sì. Quindi... Piazze di assoluto prestigio e di indiscusso valore Massimo. Hai citato Arezzo, indirettamente vorrei approfondire la questione che riguarda più da vicino il città di Castello, perché c'è un intreccio che lega città di Castello ad Arezzo, e la notizia di queste ore, di questa settimana, insomma, apparsa anche eh, in Toscana. I colleghi di Amaranto Magazine ci hanno fatto un'apertura proprio quest'oggi, ma lo stesso, lo stesso Arezzo Notizie, quindi comunque anche testate importanti in Toscana ne hanno parlato. Ovvero l'ex presidente dell'Arezzo, un imprenditore importante, Piero Mancini, sta per rilevare il città di Castello Calcio, che tra l'altro ha ripreso la vecchia denominazione, chiaramente ha preso il nome della città, è tornata con. Il marchio di fabbrica a livello sportivo, a livello calcistico, mi verrebbe da dire, passando da Tiferno Lerchi 1919 a Città di Castello Calcio, e si prospetta questo accordo a livello imprenditoriale, appunto con un presidente ex Arezzo che portò gli addirittura in Serie B. Quindi parliamo comunque di una figura imprenditoriale di una certa rilevanza. Le ultimissime, Massimo, con te possiamo approfondire questo tema e capire un po' meglio perché ci sono molti tifosi del Città di Castello che ci chiedono aggiornamenti. Beh, questa è la settimana decisiva nella quale si capirà se ci sarà questo passaggio di proprietà, hai detto bene Mancini, ma c'è anche un imprenditore gualdese coinvolto, Sensi si chiama, e, e potrebbe essere questo tandem, questo ticket ad assumere la guida societaria, questo comporterebbe una rivoluzione tecnica ancora prima di partire, perché BRIC è stato scelto dalla vecchia proprietà insieme a Falcinelli, che naturalmente era stato individuato ma già da durante lo scorso campionato nella seconda parte, quindi verso marzo, come riferimento principale adesso potrebbe scompaginarsi un po' tutto e quindi Bricca che ha lasciato la primavera del Gubbio dopo aver fatto un ottimo campionato subentrando, portando la squadra rossoblu giovanile fino alla finale e dei playoff per andare nel campionato di Primavera 2 dal campionato di Primavera 3. Adesso rischia di rimanere a piedi, sinceramente, perché a Gubbio hanno un ottimo ricordo potrebbero anche riprenderlo se non fosse che dopo la partenza di torrente da gubbio Rodrigo Boisfer che, sta, che era il, il vice di, di torrente storico giocatore del primo ciclo di torrente potrebbe assumere la guida della primavera 3 quindi gli intrecci qua sono più di uno eh, in settimana sapremo Mancini è un nome che evoca ricordi in tutti i sensi perché ad Arezzo è stato croce delizia oggi avrebbe qualche difficoltà a parlare con gli aretini che non è che si sia lasciato benissimo. Però questo, i cicli nel calcio si aprono e si chiudono. È chiaro che se va in porto questa operazione non è così scontata. C'è chi dice che è già fatta, c'è chi dice che ancora invece è, è da definire ci sono diverse cose. E... È chiaro che se cambia lo scenario si rivoluziona tutto, se no noi siamo fermi al Città di Castello, giustamente hai ricordato te, il cambio di denominazione che riparte da Falcinelli e Bricca come punti di forza per aprire il nuovo ciclo, anche con diverse conferme, anche nello staff tecnico. Mentre se cambia la società, cambia tutto, si parla di Antonio Alessandria come prossimo allenatore nel caso in cui subentri la proprietà nuova con Mancini, staremo a vedere. E con Mirko Amadori, attuale presidente, che dovrebbe rimanere in ogni caso. Chiaramente la quota maggioritaria al momento è detenuta proprio dall'attuale presidente Tifernate, nel caso in cui entrasse Mancini, a quel punto Amadori resterebbe con una quota di minoranza. Tra l'altro Città di Castello e Arezzo che presumibilmente si incontreranno nello stesso girone di Serie D il prossimo anno massimo. Però su questo è stato bravo Marco ad anticipare un tema. Eh, Francesco Ghirelli eh, ospite a San Marino RTV in collegamento Skype, alla mia domanda specifica sul format ha ribadito che rimarrà 60 squadre. E dunque ci saranno i ripescaggi. Esatto. Questo è importante, perché sono diverse società che ancora non si capisce bene, soprattutto al nord. Faccio due nomi su tutti sì. Pro Sesta e Pro Patria che sono quelle che sono un po' più in difficoltà. Bisogna capire se si scrivono o meno. Si parla anche di un'ipotetica riforma, c'è sempre in ballo la famosa serie B a due gironi, in questo caso se dovesse entrare in vigore il 2023-24 significherebbe che in questi giorni si devono assumere decisioni importantissime sul meccanismo delle promozioni che potrebbero essere in più di una per girone, più ovviamente i playoff secondo la formula che noi conosciamo, cioè 28 squadre e un altro campionato. Nel caso in cui si liberasse qualche posto, l'Arezzo ha i titoli. È vero che il Poggi Bonzi ha vinto i playoff, ma qua abbiamo notato che vincere i playoff non significa niente. Si prende qualche punto in più, ma può non bastare. Questa è un'altra stortura del sistema che aggiungo. Allora la Coppa Italia di Serie A e B dà diritto ad andare in Europa la Coppa Italia d'eccellenza la diritta ad andare in Serie D non capisco perché la Coppa Italia di D e di C non valga che no qualche soldo questa è un'altra delle disfunzioni del sistema calcio italiano che si fanno le cose francamente con poca logica io dico questa con po un po' la stessa logica messa per inventarsi la Conference League tra le settime complimenti alla Roma che l'ha vinta ma francamente non è che l'ho capita tanto non tanto la Roma quanto la competizione in sé ecco perché penso che una Coppa Italia di categoria a diritto ad un premio sportivo, al di là di quello economico che fa sempre comodo. Però, ripeto... Per me la Coppa Italia di D e la Coppa Italia di C avrebbero dovuto quella di C già qualcosine in più vale perché fa entrare nel meccanismo dei playoff, se non altro, quella di D è solo platonica e sinceramente non, non mi piace la cosa, non perché l'ha vinta Bonura, eh. io l'ho detto sempre, quindi la sostengo anche adesso. Assolutamente molto molto bene, a questo punto. Altro tema caldo, Massimo, poi faccio intervenire anche Marco ed Angelo sulla questione Alvinia vinia-Perugia, e chiaramente, con tutto l'asse eh, cremonese e la Serie A, chiaramente per quanto concerne il tecnico. Ecco le ultimissime perché qui tra l'altro c'era anche come dire una, un ruolo come dire diretto eh, tramite il Gala, possiamo dirlo perché comunque è apparso anche l'annuncio sui social, è apparso nella prima puntata del, del calcio mercato, chiaramente il, eh, le trattative possono causare anche delle, delle modifiche, delle novità, degli aggiornamenti in tempo reale. Il tanto il bello con te che tocca studiare tutto perché se no qua si passa dal Città di Castello alla Coppa Italia. Vabbè, però siamo pronti. Allora, io, credo, io capisco l'umore dei, dei, dei tifosi perugini eh, che non è che, la prima volta che succede che perdono un allenatore che se ne va all'improvviso perché Bucchi lasciò il Perugia per il Sassuolo Caserta ha lasciato il Perugia per il Benevento, Alvini a 52 anni lascia il Perugia per andare alla Cremonesi in Serie A. Io con tutto il bene che voglio ai tifosi perugini, la considerazione dell'ottimo campionato che ha fatto il Perugia arrivando ai playoff. Aggiungo tutto l'amore che Alvini ha sempre professato nei confronti del Perugia, che non ha mai rinnegato. Io ho parlato col mister anche ieri, dico sinceramente: cioè no, a me questo trattamento da traditore non lo capisco. Alvini non ha tradito nessuno, anzi, ha rifiutato due offerte dalla B perché sapeva di essere vincolato mentre c'era. Un impegno sulla parola con il presidente Santopadre che, qualora fosse arrivata una richiesta in Serie A, quando ancora peraltro non si sa neanche chi sarebbe andato in Serie A, perché qui parliamo di quando ha prolungato fino al 2024, è chiaro che quando la Cremonese è salita, avendo Simone Giacchetta, direttore sportivo che lui ha avuto l'Albinoleffe con il quale con un manipolo di ragazzini a fatti playoff potesse essere preso in considerazione anche se aggiungo ai tifosi perugini che ci seguono che non è stata così semplice la scelta perché a Radio Braida ha fatto arrivare a Cremona a un certo punto un paio di pomeriggi Pirlo e si è bloccata tutta la città perché arrivava a Pirlo quindi non è stata una scelta così scontata perché il direttore sportivo ha spinto per lui. Detto questo credo che Santo Padre abbia fatto bingo in questa storia ci hanno guadagnato Santo Padre con Giannitti, naturalmente, okay. il suo direttore sportivo Alvini che è andato in Serie A e Fabrizio Castori che approda su una panchina prestigiosa. Parlo io dal, dal lato di un rapporto personale con Fabrizio che è datatissimo. e So che è entusiasta perché ci parlo spesso. Ha sempre amato la piazza di Perugia dalla da distanza. Io l'ho incontrato il giorno di Perugia Pisa eh, 1-1, una partita molto bella. Ci siamo parlati. Lui. Ha sempre visto il Curi come uno dei tempi del calcio, dei tempi del calcio italiano. Quindi, se andiamo a vedere bene, qui ci hanno guadagnato tutti sul piano del prestigio, per tanti versi, e anche economico. Perché non dimentichiamo che Santo Padre è un grande presidente, lo, devo, lo dico con tutta convinzione, anche perché è un grande commerciante. E lui da questa operazione ha tirato fuori i soldi per Castori, portando un allenatore che ha fatto 10 promozioni, di cui 2 dalla B alla A tra Carpio e Salerno. E ci ha guadagnato sopra perché l'indennizzo che ha ottenuto dalla Crebonese ha fatto sì che la bilancia tra il dare e l'avere sia largamente in positivo per lui. Molto bene, proprio su Perugia vorrei far intervenire Marco Bonura perché sveliamo un retroscena del suo percorso a livello eh, calcistico, avrebbe dovuto vestire la maglia biancorossa nella stagione 2001-2002, poi invece andò in un'altra società del presidente Gaucci, ovvero il Catania, per poi passare alla terza società della famiglia Gaucci, ovvero la San Benedettese. Ecco, che cosa ci puoi dire di quegli anni, che cosa ci dici del Perugia? e... Dacci anche un punto di vista un po' su quello che abbiamo vissuto in queste ore Su Alvini che è passato alla Cremonese Partiamo dal tuo percorso di calciatore Ricordiamo ah, un po' quegli anni perché è dalla, un aneddoto molto interessante Praticamente venivo dalla stagione che avevo fatto a San Giovanni Con Leo Acori Feci un anno importante, feci 9 gol E quell'anno il Perugia di Gauci insieme a Cosmi Perché c'era Cosmi Aveva questa... Scelta di prendere nel, nel, nelle categorie inferiori perché sì. facevo la C2 addirittura. Perché l'anno prima presero i baiocchi i Verani, Dravid Herbesi. Se non sbaglio, esatto. Era un gran campionato. L'anno prima si salva proprio con Cosmi. Quindi usarono un po' questa politica che pescava Sabatini. Mi ricordo che venne a vedere diverse partite e, e mi ricordo che nell'estate del 2001 io era a Milano con il Procuratore c'era Walter Sabatini e, ed era quasi fatta la cosa che andava a Perugia e quindi la cosa chiaramente eh, per vincereale una cosa poi era Gubbio, fidanzato a Gubbio quindi stava a Gubbio, quindi era una cosa e mi ricordo che mh, però, nell'ultimo periodo è successo che poi Walter si scusò anche quando andai a Milano, su un albergo andando con il procuratore nella sua stanza, si scusò anche: mi disse: Guarda, eh, però, eh, poi subito entrò che c'era Riccardo Cavucci e Catania, ammazza l'orso, mi voleva portare a Catania quindi. Ci fu così questa cosa di dirmi vai a Catania e però chiaramente lì mi sogno un po' il fatto della Serie A. però a provarci, poi magari poteva anche andare a gennaio, via. Che ne so se è un po' c'è stato quel momento dove mh, ci sono rimasto male. Però poi andare a Catania dopo andare a San Benedetto, mi si è campionato a San Benedetto per carità. Però ripeto un'estate importante per quello che si poteva forse possiamo dire Marco è il tuo rammarico più grande a livello sportivo nonostante le grandissime soddisfazioni che hai ottenuto negli anni purtroppo è, sono, sono situazioni dove molte volte ci vuole la fortuna ti si devono incastrare tante cose non è che dip dipende da me, sì, sì, le è variabili chiaro. sono molteplici. Purtroppo, poi Sabatini mi disse: Guarda, vai a Perugia. Addirittura mi ha detto 'Tra noi ti do più soldi'. Perché a Perugia guadagniamo la metà di quello a Catania. Per andare a Catania mi inventerò il doppio per, dire, per accontentare per i primi. Però eh, c'è cioè, vuole andare a Perugia perché poi ho procurato. Anche perché poi c'avevo l'Empoli, c'avevo l'Ancona, c'avevo diverse scuole di Serie B. Però eh, mi chiamava il Procuratore e mi ho detto: andiamo a, Perugia. andiamo a Perugia perché poi il Perugia dette eh, Materazza la gara cioè io ero dell'Inter in quel momento e quindi c'erano da fare questi scambi quindi la cosa era quasi per certa il procuratore mi ha detto vai a Perugia vai a Perugia e quindi chiaramente mi ha Perugia e, e mi sì. però ripeto dopo andai a Catania e fu un altro tipo di percorso è chiaro Massimo sono le dinamiche del calciomercato queste eh, ma Questi sono i treni che passano, poi sembra che si fermano invece tirano dritti, ma nella storia dei calciatori ma anche degli allenatori eh, ce ne sono tanti. Io penso ad Alvini, Alvini aveva, era quasi d'accordo con Gubbio eh, tre stagioni fa. Sì. Sì, ma, scusa, lo scorso di questi tempi è retrocesso. Certo, è retrocesso. Sì. Sì. È retrocesso con una squadra debole e massacrato dal Covid. E poi adesso invece va in Serie A. in Serie A. Ma per esempio, quando venne a Gubbio, che sembrava aver trovato l'accordo, poi è spuntata la Reggiana. Addirittura lui era un deciso tra Potenza e Reggiana. La Reggiana, quando l'ha scelto, faceva la Serie D, poi venne ripescato in C. Ha vinto la C e svoltata la carriera. A volte basta poco e lui giustamente ha ricordato un momento che se vai a Perugia, sai qual era il Perugia che i giovani che arrivavano dalle categorie inferiori, ma Grosso è un altro nome, è, troppi ce ne sono, che hanno fatto un salto di qualità e Grosso grazie al Perugia ha spiccato il volo fino a vincere il mondiale e a diventare quello che è diventato. Quindi lui magari stava attaccato. Poi c'è anche un Pieri magari al Perugia che ha fatto meno bene, che veniva dallo stesso Grosseto, però... Eh, la storia ha detto che poi, siccome adesso non lo dico perché qui ormai non gioca più, ha smesso, c'è l'età, ma lui veramente, lui veramente era forte, forte. Lui è stato limitato al di là di questo episodio dagli infortuni, perché sennò so, questo è veramente un giocatore di primissimo livello. So. La serie A la poteva fare tranquillo. Molto molto bene. A questo punto brecchiamo di, di Alvini di dire di Alvini. Sì. No, però dopo la pubblicità, perché chiaramente abbiamo un piccolo break pubblicitario. Poi ripartiamo proprio da Marco per eh, sentire anche il suo punto di vista su Alvini. Riparleremo con Angelo Montanucci del Calzolaro perché ci racconterà un po' le fasi salienti di questa annata, di questa prima esperienza. Insomma, che si farà il calzolaro in promozione. Poi abbiamo qualche novità di mercato. Perché cominciamo un po' a entrare anche nel vivo delle, delle varie questioni, ma. Prima qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo qui presso la Trattoria da Volpelli per parlare ancora di calcio e di mercato. A fra pochissimo. Molto bene, torniamo qui presso la trattoria da Volpelli che è trovata ad Umberti, le località Calzolaro e ripartiamo proprio dal Perugia di Alvini con il commento di Marco Bonura come promesso. Quindi subito la parola a Marco che cosa ci racconti e soprattutto questa scelta perché Santo Padre avrebbe voluto tenerlo a Perugia, poi chiaramente di fronte ad una chiamata di Serie A, il tecnico l'ha detto in maniera chiara, in Serie B non vado altrove, non, non andrei da nessun'altra parte se non a Perugia, però chiaramente con la chiamata di Serie A della Serie A eh, le cose sono cambiate radicalmente. Penso che mi trovo d'accordo con quello che ha detto Massimo. Perché è vero che la piazza c'è un po' di, ru... di malumore, però è anche comprensivo umano. È un allenatore dove mh, ha fatto una gavetta importante, partendo da, da, dai dilettanti, arriva a una chiamata in, por... in Serie A. e beh, Penso che sia mh, difficile non rifiutarla. Cioè, forse capita a me è uguale, ma non... penso che Alvini. Fatto, è, un, è un traditore perché lui è stato sempre chiaro, penso, con la, con la società davanti a una chiamata in Serie A. Se mi dovesse chiamare qualcuno, giustamente eh, la prenderei in forte considerazione. Ma eh, penso che per un tifoso eh, deve anche capire, secondo me, che dopo io dico sempre: le società, cioè, i giocatori passano, i natori passano. La società rimane. Dopo è chiaro che il natore c'ha sempre l'ambizione come i giocatori. E, e purtroppo è vero che ci si affeziona. Alvini ha fatto un gran lavoro, penso, a Perugia. E, ed è bello che deve rimanere quello secondo me, non del fatto che adesso è andato via ed è visto sotto un altro tipo di aspetto perché mi sembra una persona, che l'ho conosciuto ai tempi quando facevo il secondo a Gubbio ed è una persona veramente di un'umiltà, penso che Massimo Forse lo conosce ma veramente l ho, l ho, l ho avuto modo di, di confrontarmi, di fare una chiacchierata e, e poi oltretutto è un allenatore preparato perché penso che eh, le sue squadre giocano bene adesso ho scelto probabilmente un allenatore secondo me diverso da Alvini per come Tipologia di gioco ha preso un attore comunque sia sanguigno che come per la Piazza di Perugia, secondo me si troverà bene perché le squadre di Castori sono squadre di carattere che <ride> solamente <ride> escono dal campo che hanno dato tutto. È un altro tipo di, di, di mentali, mentalità mh, di gioco Calvini è un tipo di gioco che Castore è Castori un altro, però che, cioè secondo me io dico sempre che alla fine. E sono tutti e due allenatori di perché Castori ha vinto i campionati, quindi c'è un curriculum importante. Quindi, secondo me, eh, come ha detto Massimo, l'affare l'hanno fatto tutti: sia stato padre, che Alvini che Castori stesso. Quindi, eh, bisogna cercare di ripartire. Salvini farà il suo percorso. E Perugia partirà con Castori pensando di, di far fa bene. Ecco. ecco, due ripartenze diverse per agganciarci anche al tema Ternana. Massimo, da un lato, un Perugia che deve ripartire con un nuovo allenatore dall'altro una Ternana che conferma invece Lucarelli sulla panchina rosso-verde, quindi due percorsi diversi, come cambiano le cose nel giro di una settimana, di pochi giorni insomma? Beh a Terni hanno avuto le idee chiare fin dall'inizio, questo è un vantaggio, indubitabilmente Bandecchia ha messo già i piani li ha addirittura messi per scritto facendo firmare la famosa lettera a Lucarelli che secondo me sa un po' di cappi al collo ma eh, tanto lui vuole andare in Serie A eh, ha speso 10 milioni e Qualcosa di più nella stagione passata, secondo me, avrebbe dovuto fare di più, ovvero entrare nei playoff. Il Perugia aveva il terz'ultimo budget dalla B ed è arrivato ottavo, anche se ci è arrivato col finale no? famoso, vittoria col Monza, sconfitta il Frosinone in casa col Pisa. però insomma, dalla Ternana ci si aspettava di più, tenendo conto del potenziale offensivo che era veramente notevole. Perché, francamente, Donnarumma, Falletti, insomma, la squadra, da questo punto di vista, davvero importante. Io credo, credo, partipilo confermato, eccetera. La Ternana è obbligata a fare di più, nettamente di più rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Al di là che ha divertito per molti tratti, ma ha preso troppi gol, quindi si deve registrare, ha cambiato modulo più volte. Il Perugia ha avuto un passo più lineare: a parte Calvini, non ha mai tradito sostanzialmente il 3-5-2, a parte la variante del trequartista, ma cambia poco. Castori gioca diverso ha ragione Marco, verticalizza molto di più, gioca sulla punta. Tant'è che le punte con Castori se in imbrocca la stagione buona fanno faville. L'ultimo dalla serie è Gondo, che non aveva mai fatto tutti i gol. Che ha fatto quando la Serenità è andata in Serie A per non ricordare. Anzi, lo faccio volentieri in Bacogu che trascinò il Carpi dalla Bialà sotto la guida di, di Castori, ma lo stesso Lasagna. Cioè, Fabrizio, da questo punto di vista sfrutta molto il potenziale offensivo lui non piace il tiki-taka il possesso palla dei castori è il più basso d'Europa credo non solo d'Italia però lui ti dice a me di tenere una palla non mi interessa mi interessa che quando ce l'ho so quello che devo fare per arrivare prima possibile in porta a colpire molto molto bene a questo punto torniamo a parlare di Calzolaro vedete come voltiamo pagina gli argomenti cambiano di continuo e anche il bello di questo format insomma che parliamo anche di realtà molto diverse fra di loro Angelo, finiti innanzitutto i festeggiamenti a Calzolaro o ancora continuate? Adesso continueremo con la Sagra del Pesce la prossima settimana. Oh, molto bene. E questo è un momento di divagazione e molto importante per la nostra comunità che da 42 anni eh, va avanti praticamente. Anche con eh, diciamo, gli ultimi due anni con le restrizioni del Covid, però abbiamo ripreso e cerchiamo di portare avanti. Per quanto riguarda i festeggiamenti del Calzolaro. Bisogna volare, come dice il nostro Presidente Zamponi, Marco Caproni, il Direttore Sportivo, lo ribadiamo un po' tutti, cerchiamo di stare bassi perché più bassi stiamo e se si dovesse scivolare ci facciamo meno male così. Però ecco, vorrei ritornare sul discorso del, del campionato, che è stato un campionato, eh, il nostro è stato un campionato un po' abbastanza folle, diciamo in casa eh, è riuscito a portare via un punto soltanto il... Eh, la squadra vincitrice del campionato, il Padule, e fuori casa una squadra come la nostra che le due ultime due partite fatte a San Giustino e a Torgiano ha riportato un risultato meno netto quello di San Giustino, più netto quello di Domenica Torgiano. E fuori casa abbiamo fatto sette sconfitte. Questo Abbiamo perso a Colombella, abbiamo perso la Parlesca, ma non perché c'è tutto. tutto nel calcio. E un dirigente di lungo corso come Cazzetti facendoci i complimenti ha detto: Voi, io sono rimasto quando avete vinto in casa 6 a 1 con noi e avete perso al 98 su un calcio di rigore sbagliato da noi. Ho visto la squadra che poteva fare veramente qualcosa di importante. E poi gli dico: noi il ringraziamento più importante, l'ho detto, è partito un gruppo da Mister Graci, che è partito cinque anni fa, ha costruito piano piano eh, ed è riuscito, e eh, siamo arrivati a quel gruppo. Perché eh, secondo me la cosa più importante della nostra. non sono i singoli, ma è veramente il gruppo. La, co la coesione di questo gruppo è stata molto, molto importante. Una. Diciamo che un po' di merito ce l'abbiamo anche noi perché abbiamo lasciato un po' di, di spazio, anzi tanto spazio, al mister Glanci, ai suoi collaboratori Ciaremboli e Manfucci che sono stati importantissimi, non solo sotto l'aspetto calcistico ci danno la mano anche come società perché come diceva, dicevano i nostri interlocutori qui, ehm, le società piccole come le nostre, oltre il campanile, e anche per trovare le persone che si impegnano non è facile. Noi da 34 anni praticamente che gestiamo quella struttura che si vede quando si arriva, e parco tutto, il comune, ha eh, anni che ci dà un bel, una bella mano sotto questo punto di vista. Ma eh, le fatiche, come le chiamiamo più semplici, eh, sono frutto della gente di qui. Eh, quelle che girano insomma, dentro la società sportiva e questa è una cosa molto importante e anche un po' d'orgoglio perché quando uno arriva qui è un biglietto da visita, tu l'hai detto prima, sarà un, un campo che certamente non farà, eh, noi abbiamo un campo un po' al limite perché è 100 per 60 però ci possiamo giocare fino a, penso, all'eccellenza, perciò un campionato di promozione proveremo a farlo. Assolutamente, la forza del gruppo, complimenti, una bella favola Massimo e poi voglio spendere anche due parole proprio per la società, come diceva Angelo, che è un'altra figura storica di questo calzolaro, sicuramente i dirigenti e tutte le persone, da Marco Caproni al Mister chiaramente e a tutti i giocatori, veramente una bella pagina di sport, potremmo dire, della nostra, della nostra regione, della nostra Umbria e naturalmente come diceva anche l'impianto, perché poi qui si fanno le cose anche in un certo modo, insomma come diceva Angelo, la cura dei dettagli pur essendo una piccola realtà. Guarda, io ascoltavo ammirato Angelo Montanucci, ci siamo conosciuti stasera da un punto di vista così dell'occasione che si è presentata, perché è partito da un momento ricreativo che unisce una comunità che è la loro sagra, no? che si fa da 42 anni. E questo significa che qui c'è voglia di vivere, di, di fare le cose, darsi da fare. Poi le difficoltà ci sono per fare una sagra e per fare un campionato. Credo che siano difficoltà all'ordine del giorno. Mi è piaciuto molto questo mettere passione nel far capire che ci sono persone che trovano il tempo, la voglia, l'entusiasmo, perché poi immagino coinvolgeranno i più giovani, le donne faranno la loro parte, e credo che questo sia il segno di una comunità. Io faccio i complimenti, non la conosco da un punto di vista così diciamo, approfondito. So che hanno duellato con i miei amici di, di, del Padule San Marco, perché naturalmente è stato un duello durante il campionato nel girone. Ecco, però, veramente faccio i complimenti a questa realtà perché, da come parla lui, credo che non potevano trovare testimonial migliore stasera per raccontare di una cavalcata che li ha portati a, a, a salire in promozione. E credo che per una dimensione come questa sia davvero tanta roba. Non mi sembrano spaventati dalla nuova prospettiva, addirittura mi ha fatto piacere un passaggio. Abbiamo un campo sportivo che per quanto insomma, non sarà eh, il Maracanà, però l'eccellenza ce la potremmo fare, come a dire, non metteremo limite alla provvidenza se non quest'anno chissà quando, però hanno dimostrato di avere una visione di percorso. Quindi hanno lavorato in questi anni per costruire qualcosa, non so se pensassero alla promozione oggi, ieri o l'altro ieri, però sicuramente avendo la raccolta in questo momento non li trovo impreparati, ma li trovo convinti che hanno... Tutto per divertirsi e continuare a farlo come hanno fatto fino adesso. Ecco, su questo facciamo intervenire Angelo, che ci confermerà anche per il futuro, insomma, perché c'è una squadra da riconfermare. Lo zoccolo duro c'è un tecnico insomma, con il quale vi rimetterete a sedere subito dopo i festeggiamenti. Ecco, mh, dacci qualche novità. Ma mh, Le novità in questo momento non sono in grado di dartele. Sicuramente la, novi la novità più grossa è che. Cercheremo di fare di tutto per onorare la vittoria di questo, cioè questo spareggio, nel senso di iscriversi e di andare avanti sul campionato di promozione, però cioè, la, le difficoltà più grosse, forse per la nostra società, prima di tutto, sarà quello di reperire eh, i giovani. Perché come sai, noi collaboriamo con il Trestina, ma collaboriamo nel senso che gli diamo i ragazzi, prendono i ragazzi e noi loro vengono ospitati nel nostro impianto che fanno con una squadra giovanile, dopo se hanno necessità di fare un allenamento durante la stagione o una settimana perché magari sono impegnati in trestenet, il treste nel campo impegnato per qualche eh, problematico, parco o torneo, vengono a, collaboriamo con loro, insomma. perciò tante difficoltà anche per, per i ragazzi non ci sono. Il problema è ti posso dire che il nostro non è neanche un problema finanziario. Guarda, lo dico a cuore aperto, perché nonostante le difficoltà di questi anni che non siamo riusciti a fare più, manifestazioni che potevano dare. Perché magari vogliamo, come dicevo prima, siamo stati sempre un po' bassi grazie a chi ci è venuto, grazie anche a chi ci ha dato una mano. Però Ecco, sotto quel, ma il, la, il problema più grosso è trovare, l'ha ribadito eh, Bocucci, il problema più grosso è trovare ma, la gioventù che magari ti segue, perché se tu fai una festa ti seguono, perché è limitato nel tempo, ma se tu, benché una, hai una squadra soltanto, c'hai una società, ti devi prendere un impegno per 6, 7, 8, 11 mesi, che poi dopo diventano 12. E non è facile, io non è che voglio vantarmi perché se mi dovesse sentire la moglie in questo momento mi dice bravo, nel senso, bravo, salutiamo la Ci... moglie a questo eh. punto. Ciao, <ride> sì. un saluto alla per moglie per di Montanucci moglie, sì. Come si chiama, Raffaella? Raffaella, un saluto da parte di tutti Raffaella noi. È no, però no, con il, ma il ma microfono non Massimo per, perché 34 anni che vado dietro a questa squadra. Mi Massimo con il microfono? No, ho fatto una battuta, la salutiamo, la ringraziamo per averlo mandato qui intanto. Assolutamente sì. Fino a questo punto no, però, però... Vabbè, però nel senso, 34 anni che seguo questa squadra. E se non è la passione, non, non dico, non vado oltre, perché passione è qualcos'altro. Ma qualcos'altro, per esempio, personalmente non ho altri hobby, perciò penso... e la famiglia... Lo dico apertamente, penso che ognuno di noi e la famiglia non deve soffrire per queste cose. Se c'è qualcosa in più va bene, per il resto se no... Ma 34 anni sono 34 anni. Complimenti, complimenti Angelo. Marco, che ne pensi di questa bella pagina di sport, tanta passione qui a Calzolauro? Tra l'altro, come dicevamo, è nato a Trestina, quindi a pochi chilometri, e c'è questa collaborazione molto proficua fra le due società, fra il Trestina e il Calzolauro Calcio, che sicuramente, come ci ha confermato anche Angelo, continuerà da qui ai prossimi anni. No, no, il calzo... Poi ho avuto modo di allenarmi l'anno scorso qui a Calzolauro, perché è anche una bella struttura, sì, sì, un bel campetto che ci hanno ospitato l'anno scorso perché noi avevamo un problema un po' col campo per non andare sul campo bello eh, siamo venuti qua ad allenarci e per quanto riguarda questa vittoria che hanno fatto è una cosa straordinaria ma in queste società dilettantistiche, che poi parlo con il basso basso solo la passione fa andare avanti queste cose ma il bello è quello perché al di là che dopo dalla serie A alla seconda categoria ci vuole passione perché come nella vita ci vuole passione ci vuole dedizione ci vuole eh, allenamento sacrificio però in queste realtà ancora di più, perché dopo è vero che ma sono, è un giochino che comunque ha un costo, comunque ci sono dirigenti che, che stanno lì, ecco, è, però c'è aggregazione, perché chiaramente vedi Sagre, è un modo anche per riunire un po' il paese, i giovani, anche persone che più grandi che magari durante le Sagre si riuniscono. Quindi il bello è quello. Dopo è chiaro che c'è il risultato sportivo perché dopo quando si va in campo eh, dopo, eh, tu, nessuno vuole perdere tutti vogliono vincere, quindi dopo ci sono il campanismo, la libertà, il bello è quello, la cosa della domenica, l'adrenalina, andare al campo, preparare una partita, andare per la propria squadra di fare, quindi eh, sono cose belle e positive, ma alla base c'è la passione perché eh, sono sacrifici che togli tempo magari alla famiglia, a queste categorie, magari la domenica è andata via, invece magari chi ha la ragazza oppure chi pensa di andare da qualche parte, la moglie. E quindi è solo la passione fa andare avanti, quindi è un, am, ancora di più in queste categorie bisogna dargli merito e, e fare i complimenti. Ecco. Molto molto bene, siamo nel rush finale. Massimo, dedichiamo questi ultimi minuti per ricordare l'evento dell'estate, ovvero il Gran Galà del calcio Umbro che organizziamo insieme io e te. C'è veramente un'edizione da urlo mi permetto di dirlo fin da ora perché gli ospiti sono di assoluto prestigio di indiscusso valore quindi vorrei eh, che ricordassi l'orario il luogo e qualche ospite perché è uscita tra l'altro anche la top 11 ufficializzata proprio in queste ore dal sottoscritto prego la regia anche di mandare in sovraimpressione sia la top 11 che le foto degli ospiti, quindi carrellata chiaramente di foto e Massimo, ricordiamo un po' come si svolgerà la serata e in quale giorno e in quale orario naturalmente. Ah, guarda, intanto lo faccio con piacere perché l'anno scorso il miglior allenatore è stato questo signore qua sì. <ride> per il campionato che ha fatto a Trestine, è stato votato come miglior allenatore eh, nel, calcio, nel calcio Umbro e quindi ha vissuto una bella serata con eh, Franco Causio, con Trentalange e con tanti ospiti prestigiosi. Quest'anno l'appuntamento di lunedì 20 giugno alla locanda del Cardinale, quindi andremo a casa di Roberto Damaschi che ci ha aperto le porte di una struttura meravigliosa, devo dire, nel cuore di Assisi. Eh, beh, io posso fare qualche nome, ma non è che poi ci devo mettere le etichette vicino, ma Pantaleo Corvino e Marco Baroni verranno a festeggiare il ritorno del Lecce in Serie A e credo che questo già sia per noi eh. Marco Parolo, non ho bisogno di... Presentarlo granché vista la carriera che ha fatto e adesso passato dall'altra parte dal momento che è opinionista da zone, la presenza di Katia Serra, la prima donna a, a fare da commento tecnico in una partita di calcio a certi livelli. Ha commentato la finale de, de, dell'Europeo vinto dall'Italia a fianco di Stefano Bizzotto eh, ed è peraltro il simbolo del calcio femminile che avrà la stagione. È prossima, la novità della, della uh, qualifica di professionismo che le ragazze acquisiscono, le è stata una giocatrice di alto livello, ha vestito la maglia azzurra, ha vinto lo scudetto, ha vinto le coppe, insomma avremo una bellissima figura. Come premio giornalistico Angelo Marinangeli abbiamo scelto Riccardo Mancini, la prima voce di Dazzone nelle partite di cartello e questa cosa ci inorgoglisce ancora di più. Insomma il parterre è buonissimo, il premio Ernesto Bronzetti andrà ad Antonio Palumbo, il metronomo della Ternana, probabilmente il miglior giocatore della stagione rossoverde che si è conclusa. E ecco il Perugia, tu hai fatto un accenno prima, eh, eh, lo dico perché avremmo dovuto avere con noi Massimiliano Alvini. Era tutto concordato. Poi è chiaro che adesso la situazione, lo scenario è cambiato. No, noi non vogliamo essere un problema per qualcuno, ma vogliamo celebrare qualcuno. Quindi adesso verificheremo insieme al Perugia cosa, cosa fare, come, come comportarci. Avremo la top 11 che tu eh, hai guidato nella scelta attraverso anche consultazioni a vari livelli per definire i migliori giocatori. Avremo l'erede. Di Marco Bonora, l'ha già annunciato, che è Luca Bisello Ragno, che io ricordo come difensore, in verità che lui ci ha giocato a Foligno, credo. No? E, e, e... Ricordiamo anche il retroceno della telefonata, che è stata molto eh, interessante, mi ha colpito sì. molto. E tra tu l'hai fatta, l'hai fatta, fatta. Tu fatta che io, ha detto. Ecco. Bisello, no, la... è rimasto spiazzato, insomma, di questo, di questo pensava... premio fosse Ciccone chiaramente, tecnico dell'Orvietana, che ha stravinto il campionato di eccellenza, ma abbiamo deciso senza nulla togliere chiaramente a Ciccone, che ha fatto una stagione straordinaria, eh, di puntare comunque su un giovane Umbro che ha vinto un campionato con il Ventinella, promozione Girone A naturalmente, e che quindi meritava visibilità e meritava di essere premiato, quindi ci fa molto piacere premiare Bisello Ragno, ci fa piacere aver scelto una top 11 sicuramente di assoluto, di assoluto valore e di prestigio con giocatori tra l'altro e molti giovani interessanti, tra l'altro anche con Davide Baiocco nella prima puntata si parlava di alcuni giocatori molti dei quali tra l'altro Fanno parte su tutti i vinciarelli, per esempio della Ponte Vecchio, un classe 2002 che da esterno di centrocampo ha, ha segnato 15 Baioco gol. Qui. Che ha citato anche Baioko, che era stato già scelto precedentemente. Quindi mi fa piacere, insomma, che ci sia stato uno scambio di punti di vista una riconferma anche posteriore ex post, potremmo dire, con un giocatore che ha eh, giocato anche in Serie A con la Juventus e con, il, e con il Perugia sintomo comunque che abbiamo scelto bene e sintomo anche che vogliamo valorizzare non solo i veterani di questa categoria ma anche le giovani promesse che stanno facendo davvero molto bene anche il presidente Monsignori tra l'altro della Ponte Vecchia mi ha confermato che il giocatore è già sul mirino di alcuni club importanti anche di categorie superiori e di categorie professionistiche quindi completo il parterre perché abbiamo la, la fondazione Emiliano Mondonico verrà Clara Mondonico eh, avvocato figlia del mister, e porterà come al Giorgio Bresciani, che è uno dei giocatori più importanti che ha avuto Mondonico, fu l'autore dei famosi 13 gol che spinsero il Torino alla conquista della qualificazione in Coppa UEFA, poi persa in finale con l'Ajax. E aggiungo Massimo Cacciatori a cui andrà il premio Giancarlo Brugnoni e Marcel Vulpis, che oltre ad essere un importante giornalista economico sportivo, è il vicepresidente vicario di Lega Pro. Quindi un parterre de Roa per questa edizione. E poi dalla top 11 chiaramente sceglieremo anche il miglior giocatore del calcio umbro in assoluto. Quindi nel corso della serata, in diretta tra l'altro sui social e anche eh, chiaramente in televisione, seguiteci perché ce ne saranno delle belle e sarà sicuramente una bella serata all'insegna dello sport. Io ringrazio Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, ringrazio Marco Bonura, complimenti per il suo Follonica Gavorrano, questa vittoria della Coppa Italia di Serie D, complimenti naturalmente anche ad Angelo Montanucci con la promozione storica del Calzolauro Calcio in Promozione, ringrazio naturalmente il padrone di casa Marco Caproni che ci ha ospitato questa sera presso la trattoria da Volpelli che è trovata ad Umberti, delle località Calzolaro. Appunto, ringrazio Matteo Marzella alla regia. L'appuntamento, se vorrete, per la prossima settimana, stessa ora. Mi raccomando, canale 13 del digitale terrestre su TRG dalle ore 21:15 circa. Un cordiale buonasera e alla prossima settimana ad Antonio Palazzetti.